Bene, adesso darei la parola a Valeria Ribeiro Corossaz dell'Università di Modena Reggio Emilia, anche lei è una antropologa culturale che ci parlerà sul tema da razza a razzismo, un passaggio necessario. Prego. Ricordo, ecco, che è necessario che i relatori firmino la liberatoria e se magari prima di andare via prendono il foglio che sta spostando. Grazie. Dunque, innanzitutto un ringraziamento per aver organizzato questa giornata, per avermi invitata. Un saluto a tutti. Io insomma, vorrei iniziare dicendo che questa iniziativa mi sembra particolarmente importante e opportuna e necessaria, perché credo che sia importante aprire diversi spazi di riflessione sul termine razza e sul razzismo. Io vedo le due cose connesse, quindi sul razzismo della società italiana. Credo che sia opportuno pensare che queste occasioni debbano coinvolgere sempre un pubblico più ampio possibile, in particolare credo che vadano coinvolti i giovani, e penso in particolare a giovani anche nati da genitori che provengono da altri paesi, penso insomma che bisogna allargare. E certamente l'aspetto tecnico di come intervenire sulla Costituzione, quali sono gli ostacoli, i problemi, le questioni, ecco, sono aspetti che hanno a che vedere con i professionali, ma questo secondo me non toglie che è necessario invece avere ulteriori spazi di discussione e di condivisione di questa proposta. Ecco, secondo me gli spazi devono essere pensati in un momento di condivisione di questa proposta, perché mi sembra che questo sarebbe un modo per affrontare appunto il nostro razzismo e le modalità in cui si manifesta il nostro razzismo. Quindi la proposta che io vorrei sostenere oggi qui è quella che la seguente: cerchiamo di abbandonare la parola razza nel linguaggio istituzionale, quindi da una parte d'accordo pensiamo a un intervento mirato alla Costituzione, ma in generale un impegno e una sensibilizzazione a abbandonare la parola razza nel linguaggio istituzionale e nel linguaggio quotidiano, e al suo posto, quando noi siamo portati a usare la parola razza, quindi al posto di razza usare la parola razzismo. Questa è la mia proposta, perché compiendo questo spostamento potremmo abbandonare una visione della realtà sociale in cui ci si focalizza su un elemento considerato naturale e che diviene appunto essere percepito come la causa di attitudini e comportamenti individuali e collettivi, e promuove invece, usando la parola razzismo, una visione che si focalizzi sulle relazioni sociali e storiche, quindi che si focalizzi sugli aspetti processuali, dinamici della realtà, in cui la condizione degli individui e dei gruppi di individui non è determinata dal loro corpo percepito come naturale, ma dal mondo in cui vivono, quindi dalle relazioni. Dunque, la mia analisi parte innanzitutto dalla constatazione che noi viviamo in una società razzista, nella nostra società italiana, con l'aggravante che noi non abbiamo mai fatto una riflessione seria, condivisa, pubblica, sul nostro razzismo, contro diversi gruppi. Oggi, questa mattina, insomma, sono state nominate alcune tappe importanti del nostro razzismo contro i meridionali, i rom, i sinti, questa categoria ampia di africani, ma anche gli ebrei. E manca anche una riflessione sulla nostra esperienza coloniale. Io direi anzi che noi abbiamo negato sistematicamente il nostro razzismo e il nostro colonialismo. Li abbiamo occultati sul piano della formazione scolastica, li abbiamo costantemente ridimensionati attraverso la frase, l'espressione italiana in buona gente, e questo anche negli ambienti di sinistra. A me sembra questo un ostacolo, mi sembra una questione che va apposta. Quindi il primo passo necessario da fare è affermare che il razzismo esiste, che si trasforma in diversi modi,
che non è solo quello più esplicito e evidente dei partiti e dei gruppi di destra, che aggrediscono fisicamente o verbalmente persone che sono identificate di volta in volta appunto come nere in base a un principio che costituisce appunto la superiorità degli italiani, che a loro volta sono costruiti come bianchi, cattolici, moderni o culturati. Quindi il razzismo io non lo identifico solamente con l'aggressione razzista, che funziona, che esiste perché c'è un contesto sociale che produce questa aggressione verso alcuni gruppi di individui e che legittima fare aggressione come qualcosa di naturale, come se appunto fosse innato e dunque in fondo di inevitabile. Allora il razzismo mi pare si manifesta in tanti altri modi che potrebbero anche sembrare più innocui, e uno dei meccanismi che credo sia molto potente nel funzionamento del razzismo è quello della valorizzazione restrittiva, che è un'espressione che riprendo da una sociologa femminista francese che è già stata citata, che è appunto Colette Guillaumin, che è appunto il processo per cui alcuni gruppi, in genere sono gruppi minoritari, subordinati, vengono ad essere valorizzati in alcuni ambiti che però sono ristretti, specifici, mentre al gruppo maggioritario, dal punto di vista del potere e del potere, è riservata la possibilità di agire e di manifestarsi in tutti gli ambiti sociali. Quindi l'idea appunto che i neri, gli africani, se non come vogliamo deprimeggiano, eccetera, nelle danze, nella musica o nello sport perché hanno qualche elemento biologico. Ecco, anche questo tipo di visione secondo me è parte del razzismo, che è inteso appunto come un meccanismo che stabilisce che la posizione degli individui, dei gruppi degli individui, esiste in base non alla loro storia, ma a elementi naturali che sono percepiti come precedenti alla storia, indipendenti dalla storia e dalle esperienze sociali e impermeabili a qualsiasi elemento appunto di comportamento sociale. Quindi il razzismo è a mio avviso un sistema complesso e direi che è qualcosa appunto come una specie di lente attraverso la quale noi siamo abituati a guardare il mondo e al cui centro vi è la nozione di razza. Quindi un'altra riflessione che vorrei fare è che quando noi pensiamo all'uso che vogliamo fare della nozione di razza dobbiamo sempre fare un esercizio storico di localizzazione, no? Delle nostre esperienze, ovvero io sono un po' scettica rispetto alla possibilità di prendere esperienze e linguaggi che vengono da altri paesi che hanno un'altra storia e importarli qui in Italia. Noi abbiamo una storia specifica, abbiamo anche un peso che andrebbe un po' ricordato appunto della nostra storia, del nostro razzismo. Quindi io vorrei un po' riflettere sulla possibilità di come sia possibile liberarci non dalla parola razza, qualcosa che già è stato detto questa mattina, impresa appunto che è già stata tentata con evidente insuccesso, ma dal concetto di razza, ovvero da quello che esso esprime. E per farlo suggerisco che dobbiamo riconoscere il nostro razzismo, cioè quello, la mia proposta è che noi dobbiamo parlare di più del nostro razzismo. E farlo innanzitutto nei posti di formazione, quindi nelle scuole e nelle università. Come già è stato ricordato più volte stamattina, noi nell'immediato secondo dopoguerra l'UNESCO ha promosso un momento, no, di riflessione tra diversi esperti in cui si è cercato di capire come si era potuti arrivare a quell'orrore, no, in Europa, che è stata la distruzione di un gruppo di persone identificate perché erano state identificate appartenenti a una razza. Grazie appunto allo sforzo di antropologi, storici, sociologi, studiosi di genetica delle popolazioni, ecco insomma, la razza è stata definita come un'invenzione, non un dato della realtà. Da quell'esperienza, diciamo, è uscita una posizione che voleva smontare dal punto di vista scientifico la nozione di razza, affermando appunto, come è già stato detto, è ripetuto che non esiste una realtà biologica a cui corrisponde quest'idea. Io credo che in alcuni ambienti c'è stato per un certo periodo anche una certa un certo tipo di censura implicita di questo termine, e forse dovuto anche al peso che per alcuni aveva la memoria, no, dell'orrore dello sterminio degli ebrei. Tuttavia questa censura, appunto essendo una censura, non ha funzionato, probabilmente appunto non è stata
conosciamo noi. Allo stesso tempo, come alcuni di noi già stamattina hanno ricordato, proprio questa esperienza dello sterminio degli ebrei ha dato l'origine a questo articolo di cui noi abbiamo discusso oggi, no? L'articolo 3. Cioè, quando i nostri padri costituenti hanno voluto introdurre quella parola, era proprio, diciamo, in quella direzione, nel senso storico. Il storico che dobbiamo leggervi è questo: non ripetiamo l'orrore che abbiamo commesso. Ora, dire che la razza non esiste come realtà biologica purtroppo non serve. E questo penso che è un risultato che dobbiamo, di cui dobbiamo prendere atto, nel senso che dal punto di vista del razzismo è un'affermazione che non ha funzionato. Io questo lo vedo come una constatazione che io faccio tutti i giorni nella mia attività come docente, quando cerco di spiegare che la razza non esiste. Ecco, se io dovessi riportare le argomentazioni dei miei colleghi, poi alla fine gli studenti mi dicono sì, va bene, però io li vedo che quelli sono neri o gialli, gli occhi a mandorla. Quindi questo tipo di, diciamo, lavoro dal punto di vista del funzionamento del razzismo non funziona. Perché? Perché la razza è l'invenzione sociale di una categoria naturalistica. Quello è il problema, quindi dobbiamo smontare il razzismo, non tanto quest'idea che le razze in sé come realtà biologiche esistono. Oggi, anche forse per motivi generazionali, la maggior parte delle persone, come è stato detto, come anche poi emerso dai dati presentati prima, pensano che le razze esistano, che la differenza di colore di pelle o di tratti somatici sta a indicare la realtà indiscutibile dell'esistenza delle razze. Perché, come dicono le persone, beh, lo vedi che è nero. E quindi la razza esiste, è un argomento che è circolare, in cui quello che si vede è quello che esiste. Ed è molto quindi difficile smontare questa argomentazione. Inoltre, come sappiamo, sui giornali, nelle pubblicità, nei discorsi pubblici, la nozione di razza è ormai impiegata in modo del tutto disinvolto. E io aggiungo che anche in contesti in cui ci sono obiettivi chiaramente antirazzisti, la parola razza è usata. C'è, diciamo, un testo di un autore che è impegnato appunto nel studio, nelle iniziative che riguardano i bambini, in particolare i bambini immigrati, che scrive: la sproporzione tra alunni di razza diversa crea una con più facilità fraintendimenti e incomprensioni. Quindi noi così, diciamo, da una frase del genere impariamo che la razza esiste, che è qualcosa che esiste e sarebbe la causa delle incomprensioni e dei fraintendimenti tra i bambini. E questo è, diciamo, il problema di cui noi stiamo discutendo qua oggi. Quindi eliminare la parola in sé non basta, perché quello che dobbiamo trasformare è la realtà dei rapporti sociali. E credo che per farlo sia necessario, per prima cosa, riconoscere il nostro razzismo. E in secondo luogo capire che il razzismo è un atteggiamento mentale che si impara, e dunque che se lo impariamo lo possiamo anche disimparare. Il razzismo non è innato, non è necessario né un fenomeno statico. Non è mai abbastanza utile ricordare che la parola razzismo è un neologismo molto recente nelle principali lingue europee, che è data appunto degli anni 30 del secolo scorso. Queste osservazioni con uno studioso italiano, appunto Giuliano Diozzi. E dunque non è corretto usare la parola razzismo per riferirsi a episodi di discriminazione, di oppressione, che sono precedenti a questo momento. Quindi il razzismo è un fenomeno sociale databile. Quindi se è databile vuol dire che noi lo possiamo studiare in questa prospettiva. Nella maggior parte della storia dell'umanità, come è già stato detto, non si pensava ai bianchi e ai neri come a delle razze, né alla discriminazione dei gruppi in base all'appartenenza delle persone alle razze. Quindi è chiaro che la percezione del colore di alcuni tratti ha accompagnato tutta l'umanità, ma questa non è automaticamente associata all'idea di razza. Quindi, diciamo, questo articolo di cui noi oggi discutiamo, l'articolo 3 che vi rileggo, ha, diciamo, delle caratteristiche che io vorrei provare ad analizzare. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religioni,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Allora, come io avevo già avuto modo di dire a gennaio, questo è un articolo che secondo me è molto bello e molto potente, che però ci pone di fronte a un problema. Nell'elenco degli aspetti della vita di un essere umano che non devono costituire elementi di distinzione, noi troviamo due differenti categorie. Da una parte ci sono quegli aspetti che sono letti e interpretati immediatamente come aspetti che hanno un'origine sociale, la lingua, le posizioni politiche, la religione, mentre poi ci sono il sesso e la razza che sono invece percepiti come qualcosa che è iscritto nel corpo, con cui noi nasciamo. Quindi sarebbero elementi che sono attinenti alla sfera pre-sociale. Ecco, mi sembra che un primo scoglio sia proprio prendere atto di questa distinzione, di due elementi, di due sfere, di tratti che sono completamente diversi, e che quindi se io dico non dobbiamo fare una discriminazione tra persone a seconda della lingua, noi sappiamo appunto che la lingua è una cosa che si impara, mentre se dico non dobbiamo fare una distinzione a seconda del sesso, noi oggi ci troviamo di fronte a delle persone mediamente che pensano che il sesso è qualcosa con cui noi nasciamo e che produce attitudini e comportamenti. Quindi il problema è che razza e sesso sono usati per indicare dei gruppi che sono considerati naturali. Allora, mentre con sesso ci sarebbe più facilmente una soluzione, quella che era già stata nominata a gennaio, per intervenire con la parola genere, con razza non abbiamo una soluzione simile, perché mettere la parola etnia, a mio parere, non va assolutamente bene per i problemi che pone questa parola, che ha diciamo, un'accezione fortemente gerarchica e anche esoticheggiante. E quindi, diciamo, noi ci troviamo di fronte alla seguente situazione. Questo è un articolo che noi ammiriamo e condividiamo, però è un articolo che proprio per la sua potenza, che sta appunto ad indicare un senso di condivisione che noi vogliamo vederci, no, dello stare insieme, ci sta indicando che le razze esistono. Eppure noi sappiamo che le razze non esistono. E quindi questo è molto difficile, perché se noi guardiamo questo articolo alla Costituzione come un elemento da cui partire per costruire una società, un progetto di società, ecco, la parola razza qui starebbe ad indicare che esiste una realtà e che invece noi vogliamo decostruire. Questo è un po' lo stesso problema che si sono trovati i medici quando hanno detto: ma cosa facciamo? La teniamo questa parola razza nel classificare i pazienti o nel produrre delle statistiche nelle ricerche epidemiologiche per capire le sorge di determinate patologie, oppure la eliminiamo? Per i medici è più facile uscire da questa situazione, perché loro possono sempre dire: l'unica classificazione possibile è quella che dà il paziente, quindi autoclassificazione. E i medici sono ben consapevoli che il razzismo esiste, che condiziona lo stato di salute. Quindi il problema, per esempio, della pressione arteriosa, dell'alta pressione arteriosa, è ormai studiato come un problema che non è dovuto a ragioni che sono biologiche, ma è lo stress dell'esperienza del razzismo. E per questo la popolazione africano-americana negli Stati Uniti è considerata particolarmente a rischio. Ecco, noi non abbiamo, quando discutiamo nell'articolo 3, non abbiamo questa possibilità, l'autoclassificazione. Allora, la mia proposta è che al posto di razza possiamo riflettere sulla parola origine. La parola origine mi sembra poter portare qualche elemento utile, se noi la vogliamo vedere in una prospettiva antropologica. L'origine è qualcosa che noi sappiamo che non è un dato, diciamo così, scontato di per sé, qualcosa da cui sì noi veniamo, ma che poi ciascuno di noi e i gruppi diciamo, di individui possono riappropriarsi. L'origine è qualcosa di cui possiamo anche inventare, possiamo modificare. L'origine è anche qualcosa che possiamo voler abbandonare, perché se c'è una cosa che l'antropologia culturale ci insegna è che gli esseri umani si trasformano. Una caratteristica degli esseri umani è di produrre culture, e la cultura è qualcosa che è sempre dinamico e processuale. Quindi anche l'origine è qualcosa che appunto è un passato, ma è un passato che si può anche voler abbandonare. L'utilità di questa parola origine, secondo me, potrebbe anche essere quella di poter far rientrare tutti quei cittadini, quelli che speriamo che siano
legittimare la presenza di nuovi cittadini. Quindi io la parola origine la propongo in una struttura antropologica che possa essere, diciamo, occasione innanzitutto di una riflessione. Dal punto di vista biologico non serve per eliminare il razzismo. Certamente anche se arrivassimo a eliminare la parola razza dalla Costituzione, il razzismo rimarrebbe, perché il razzismo è qualcosa di molto più diffuso, di molto più articolato. Anche qui si tratta poi di vedere se razzismo lo vogliamo intendere in senso più ampio della forme di esclusione e discriminazione semplicemente legate a una credenza sulla razza, o a forme di esclusione e discriminazione fondate anche, per esempio, su caratteristiche culturali, su caratteristiche religiose, cosiddette etniche e così via, come si diceva questa mattina. Ecco, però, proprio perché Valeria Di Vero ha fatto un riferimento anche al sesso, io credo che come denaturalizzare il sesso e il genere e come decostruire la parola sesso, quello che hanno fatto le femministe, quello che hanno fatto anche le antropologhe, mettendo in evidenza come il sesso è un elemento della biologia, ma che è letto dalla cultura e poi trasformato anche dalla cultura. Ecco, io credo che questa riflessione, decostruzione e denaturalizzazione del sesso e della sua rappresentazione culturale sia stato fondamentale. Analogamente, personalmente credo che una decostruzione del termine razza, una riflessione sul concetto, io credo che sia anche importante per mettere in discussione o comunque farci riflettere sul razzismo. Cioè, non distinguerei un dibattito sul concetto di razza da un dibattito sul razzismo, anzi, io trovo che i due elementi siano strettamente connessi, senza fare una facile, ovviamente, equiparazione tra il discorso sulla legittimità scientifica del concetto di razza e il suo trasferimento nella legislazione, con l'eliminazione di una pratica, come dire, del razzismo che è forse molto più profonda anche del nostro modo con cui noi oggi immaginiamo il razzismo. Devo dire che il discorso che si è fatto stamattina anche sui fondamenti culturali del razzismo, sul razzismo culturalista, mi faceva pensare a qualcosa che gli antropologi dell'Italia e delle tradizioni popolari sanno benissimo, come nei blasoni popolari anche gli abitanti dei paesi vicini, no, vengono considerati come naturalmente diversi e naturalmente inferiori, anche perché poi mangiano magari non le banane, ma perché mangiano i ranocchi, perché mangiano il farro, perché mangiano qualcosa che è naturalmente inferiore, che quindi l'inferiorizza. E quindi, ecco, la questione della distinzione che implica subordinazione, che implica discriminazione, è qualcosa che va, come dire, che è molto più ampio delle nostre specificità culturali. Però proprio per questa ragione io credo che affrontare la complessità dei fondamenti dei nostri razzismi, ivi compreso il concetto di razza, io credo che sia...
E qui adesso darei per continuare su questa impressione però siccome a un certo punto avevi detto dire che il razza non esiste dal punto di vista biologico non serve per eliminare il razzismo, per certi aspetti è vero, ma per altri io credo che una riflessione sul concetto di razza invece serve a farci discutere anche di razzismo.